Riprende il cammino di testa il Tiriolo dopo la sconfitta di domenica scorsa e proprio battendo abbastanza seccamente la Kennedy, le Aquile della Kennedy di Catanzaro per 6-1, rimane in testa alla classifica e mantiene i 2 punti di distacco dalla Goodfellas che va a vincere in trasferta lo scontro diretto appunto per la seconda e terza posizione contro il Maida, una squadra catanzarese che recupera addirittura dallo svantaggio Iammea all'inizio e poi ne fa 4 e resta tranquillamente in seconda posizione della classifica, consentendo quindi alle inseguitrici di accorciare sul Maida, che appunto rimane a 19 punti e adesso a 18 e 17 punti rispettivamente si portano Girifalco e Staletti. Un Girifalco che batte seccamente 4-0 il Serra Stretta con 4 gol segnati, uno nel primo tempo ma 3 nel secondo tempo, e addirittura bellissimo l'ultimo gol di Iappello all'87esimo che chiude il discorso appunto sulla partita di Girifalco. E dicevamo anche lo Staletti che batte 2-1 il Cortale dopo essere andato in svantaggio con Nicoletti, poi ci pensano Vaccaro e Batrano a rimettere le cose in sesto e a dare i 3 punti alla squadra dello Staletti che, come dicevamo, si porta in quinta posizione e in questo caso è importantissimo. Sappiamo che dalla terza ne salgono 3 di squadre per ogni campionato e quindi la prima diretta e poi le altre 2 dalle semifinali, seconda, quinta e terza, quarta. Per il momento abbiamo qui che si chiude la zona alta della classifica, perché le altre sono abbastanza distanti, sono 4 i punti di distacco tra Staletti e San Pietro Apostolo, San Pietro Apostolo fermato sul 2-2 dalla Grifone Catanzaro, Grifone Catanzaro ultima in classifica, a cui sappiamo non ci sono retrocessioni, quindi si gioca domenica per domenica proprio per il gusto di fare la partita. Sul resto del fronte segnaliamo la vittoria dell'Atletico Ferroleto 2-1 contro l'Excalibur Fronte, e l'Atletico Ferroleto che risale in classifica, si porta a 11 punti al centro classifica e quindi lotteranno per vedere se c'è l'opportunità di rientrare nelle zone alte della classifica. Per il momento guidano Tiriolo e Goodfellas con le altre che cercano di inseguire.